Buonasera, fratelli bianconeri, e benvenuti in un mio nuovo video. Elezioni americane, Coca-Cola fake, ovviamente a Team America. No, beh, scherzi a parte, ragazzi. Buonasera a tutti, buonasera a tutti ragazzi. Allora, più tardi c'è la partita della Juventus, Lille-Juventus, non una partita semplice, perché il Lille in questo cammino, in questo inizio di Champions League ha battuto sia la Real Madrid sia l'Atletico Madrid, non due squadre banali, non le ultime arrivate. E quindi ragazzi, non è una partita facile, anche se ho letto che il Lille non è proprio al completo, però ragazzi, completo non è completo. La partita non è facile. Allora ragazzi, di questo poi ne parleremo alle 23, quando la partita sarà finita, e trarremo la somma, sperando di commentare una bella vittoria, soprattutto in una prestazione convincente. Di che cosa vi voglio parlare, ragazzi? Vabbè, dal titolo ovviamente l'avrete già capito. Gira questa notizia, ragazzi, gira questa notizia. Veramente il video lo volevo fare stamattina, però non mi sono sentito di farlo stamattina. Gira questa notizia, ragazzi, perché ho voluto leggere un po' le reazioni, i commenti delle persone, e devo dire, ragazzi, che sono rimasto un po', non perplesso, ma un po' deluso dai tifosi juventini. Gira questa notizia, ragazzi, che praticamente Agnelli starebbe mettendo da parte un po' di capitali per poi un domani acquisire a tutti gli effetti la Juventus, relegando le quote dal cugino John Elkann, che sappiamo tutti ad oggi essere il proprietario della Juventus, ma già da un bel po' di anni, no? E io ho letto molte reazioni, ragazzi, la stragrande maggioranza, il 70-80%, sono tutti magari l'ultimo presidente juventino, non vedo l'ora, mamma mia, speriamo che sia vera questa notizia. Allora, ragazzi, io sinceramente parlando, io non è che sono contento se avesse succedere una cosa del genere. E vi dico anche il perché, ragazzi, vi dico anche il perché. Io non sono per niente contento qualora Andrea Agnelli un giorno diventasse a tutti gli effetti il proprietario della Juventus, non il presidente. Presidente c'è già stato, magari lo potrebbe anche ridiventare, ma proprio proprietario, ragazzi. Perché mi direte voi? Perché, ragazzi? Perché io, ovviamente, a differenza degli altri, io sono dotato di buona memoria. Io sono dotato di buona memoria. Se è vero che Agnelli i primi anni, i primi 5-6 anni, ha gestito la Juventus alla grande, ma l'ha gestita proprio alla grande, ragazzi. Vabbè, togliendo il primo anno, vabbè, ma si sapeva, no, eravamo ancora, non eravamo ancora noi. Poi da quando, diciamo, è arrivato Conte con Marotta, piano piano, insomma, hanno costruito anche una grande Juventus. Ci è voluto anche un po' una buona dose di fortuna, ovviamente. Quindi stavo dicendo, ragazzi, se è vero che i primi 5-6 anni comunque l'ha gestita la grande, la Juventus, non si può dire la stessa cosa degli ultimi 4-5, o no? Non si può dire la stessa cosa degli ultimi 4-5, ragazzi, perché ricordiamoci che è stato Andrea Agnelli ad esonerare Sarri con uno scudetto sul petto. È stato Andrea Agnelli ad esonerare Andrea Pirlo con due trofei, sempre al primo anno. Non dimentichiamoci che è stato Andrea Agnelli a fare il contratto di 4 anni a 9 milioni di euro a quel pezzo di merda da Allegri. Quindi io queste cose, ragazzi, non me le dimentico. È stato sempre Andrea Agnelli, poi ovviamente a mandare via Alessandro Del Piero. È stato Andrea Agnelli a non volere più Beppe Marotta. È stato Andrea Agnelli
poi a sperperare 700 milioni di euro in pochissimi anni. John ha fatto Do You Trauma da Capatel. È stato sempre Andrea Agnelli che se n'è scappato come un codardo. È stato sempre Andrea Agnelli che Ufate di Plus Valenza ce l'hanno messo in gol. Ce l'hanno messo, ma veramente ce l'hanno messo in gol, perché ci hanno richiesto punto di penalizzazione. Un anno, per fortuna solo un anno, con l'esclusione dalle coppe europee. Sold Perz, Sold Space e Mamma Mort. Cioè, perdita di prestigio. Cioè, Agnelli negli ultimi anni, negli ultimi anni, ne ha fatte veramente di ogni, ha fatto da cotte e da crude. Quindi io, a quelli che scrivono, magari, speriamo, l'ultimo presidente di qua, l'ultimo presidente di là, ma vi dico, ma avete per caso la memoria corta? Ma tutte queste cose che io vi ho elencato, ma vi siete scordate, perché se? Io non mi sono scordato. Cioè io, onestamente, vi dico la sincera verità, raga, a me non piace John Elkann. A me non piace John Elkann, perché John Elkann non sa veramente manco che forma te o pallone. John Elkann, se tu gli domandi che forma la palla, lui non sa che è sferica, lui ti dice che è quadrata, è rettangolare. Dicimi c'è la verità, voglio John Elkann da pallone, non capisci un cazzo. Sta là soltanto perché gli hanno intestato la Juventus, i testamenti che hanno fatto lo zio, il nonno, chi cazzo erano. Deve gestire i capitali. L'unica cosa, diciamo, tra virgolette, positiva è che metti i soldi. Ma neanche tanto, se ci pensate. Perché quello là c'è una potenza di fuoco che se vorrebbe Holland e Mbappé i pigliass così, non batter ciglio per tutti i soldi che ha te. Solo che metti più soldi da Ferrer, che non vince un mondiale 2007 a Ferrer. Sono 14 anni che non vince un mondiale a Ferrer. Però metti più soldi in da Ferrer che non da Juventus. E questo già fa capire tutte le cose, no? E nonostante tutto, ripeto, da Ferrer non mangi un mondiale da guerra del 15-18. Comunque, a parte questo, ragazzi, a me non mi piace il giornale. Però diciamo c'è questo aspetto positivo qua, che comunque una cosa di soldi, diciamo. Però io, se un domani John Elkann ce n'avesse io, avesse la città di Juventus, io preferisco che avesse l'arba a Torino. Venne l'Arb, quelli che gammel, sganciano gli sghei, come si dice al nord, i soldi, i ternis, i piccioli, sganciano i soldi, e almeno così, diciamo, abbiamo una proprietà un po' più ricca, che se devono fare un acquisto di livello, poi entrare, se devono fare un acquisto di livello, lo possono fare. Questa è, cioè io se devo, se io praticamente devo cambiare John Elkann con un altro, preferisco veramente che mi venga o l'Arb o che mi vengono gli americani, un fondo americano, eccetera eccetera. Cioè non voglio passare dalla padella alla brace, non voglio che se ne deve andare John Elkann per pigliarci Agnello, perché poi Agnello che poi succede, che fa? La prima cosa che fa Agnello se adesso deve andare a vedere la Juventus e richiama Allegri, e quindi che cosa facciamo? Facciamo i passi indietro invece di andare avanti, andiamo indietro. Quindi no, ragazzi, è una cosa che io non condivido. Una notizia che gira, questa sta cominciando a girare veramente già da un po' di tempo, si parlava di questa cosa qui. Vedremo cosa succederà, ragazzi. Io spero veramente che non vada a finire così, cioè spero veramente che non vada a finire così. c'è il fans dietro. Spero veramente che non vada a finire così, ragazzi. Va bene tutto, però se dobbiamo prendere un proprietario, preferisco un proprietario straniero, ragazzi, e non ritornare con Agnelli, perché veramente Agnelli negli ultimi anni ha fatto veramente disastri su disastri, danni su danni, ragazzi. Ripeto, la penalizzazione, l'esclusione dalle coppe, i soldi che ci ha fatto perdere, tante cose, ragazzi, è inutile. Quindi no, io ripeto, sono rimasto molto deluso da tutti i commenti che ho letto, da quelli che scrivevano sì, io lo riprenderei, magari, speriamo. Ho detto, ma questi qua evidentemente ci saranno i scemoluti, perché si sono scordati gli ultimi anni, è quello che ha combinato Agnelli, altrimenti non c'è un'altra, cioè, non, cioè io non so che pensare, ragazzi, vabbè.
fatemi sapere la vostra, ragazzi, nei commenti, like al video se vi è piaciuto, cioè subito metto like, mettete like, se volete scrivo canale, scrivetevo canale. Ci vediamo più tardi, ragazzi, con il post partita di Lilla Juventus, e sperando di commentare una bella vittoria, insomma, no? Perché l'ultima partita di Champions abbiamo fatto, abbiamo perso, quindi cerchiamo di non perdere terreno in Champions, anche se, diciamo, questo nuovo format ti dà la possibilità di sgarare qualche partita, però alla fine neanche più di tanto. A dopo, buona serata a tutti e sempre forza Juve.